In Italia abbiamo una legge sul commercio del riso molto particolare. Solo in Italia, rispetto a tutto il mondo, è obbligatorio scrivere sulle confezioni in commercio il nome della varietà. Questa è una cosa che aiuta molto il consumatore, che riesce quindi a districarsi in mezzo alle numerose varietà che è possibile acquistare. Un esempio è il riso Sant'Andrea, che è proprio tipico di Vercelli, e addirittura a Vercelli c'è una DOP, l'unica DOP italiana sul riso, ed ha un granello fino, detto fino, quindi non grosso come l'arborio, un po' più piccolo, ma più allungato di un riso tondo come l'originario, e ha una piccola perla. La Baraggia Vercellese è una zona di recente coltivazione. Solo negli ultimi decenni è stata bonificata e resa coltivabile, proprio perché è un po' più difficile da gestire. È nella zona più a nord, dove c'è un clima più freddo, un terreno più difficile, e le produzioni sono anche tendenzialmente inferiori. Per questo motivo gli agricoltori di quella zona hanno voluto valorizzare le loro produzioni, che sono particolari, magari un po' inferiori a livello quantitativo rispetto ad altre zone, ma di estrema qualità. La Baraggia per antonomasia è il terreno argilloso. Un terreno argilloso, sì. Infatti è una delle caratteristiche fondamentali, diciamo, del nostro territorio, è proprio il terreno argilloso, difficile da coltivare. Diciamo che è un terreno che va bene per questi tipi di riso. Dunque tu mi stai dicendo, sì, che ogni cultivar ormai ha una sua ubicazione in un certo territorio, come, sì, i vini. Sì, come i vini. Come i vini, ho capito. E questo cos'è? Questo è il nostro cavallo di battaglia, questo è Sant'Andrea. Oh, finalmente, siamo proprio in Baraggia adesso. Sì, eh? Questa è la varietà tipica proprio del nostro territorio. Allora, prova solamente ad andare in profondità un pochino, senza agitarlo troppo. Hai già iniziato a fare l'analisi sensoriale. Lo sai che a me è capito spesso. Deformazione professionale. E là, senti che profumi. I profumi però, in lavorazione, si avvicinano un pochino, mentre sull'integrale hai delle peculiarità diverse, sul lavorato i profumi diventano un po' omologati, nel senso che questo profumo di fieno, di paglia, di farina e via dicendo rimangono forse comuni. Dovremmo proprio sentirlo bollito, vedere se ci sono delle diversità. Questo è il tuo riso, il DOP Baraggia che abbiamo visto prima, Sant'Andrea. Il Sant'Andrea. Ci aiuta sicuramente l'acqua che è in bollitura a portare e far volatilizzare tutte quelle che sono i fenoli, cioè i profumi del riso che stiamo bollendo. E già subito, quando lo si butta dentro, percepiamo, e questo potete farlo anche voi, vedete il vapore come porta. Se stiamo qua 5 minuti, poi l'ambiente si saturerà di profumi che iniziano a essere peculiari, no? Ecco, se provate a sentire la patata bollita, la carota, il sedano soprattutto, il verde, no? Io quando penso che abbiamo sgranocchiato il chicco di riso prima ed era verde in risaia, lo sento in questa maniera. E poi di tutto di più. E poi possiamo anche fare una valutazione in più. Io guardo la pentola, adesso voi non potete vederla, vediamo già subito quanto amido perde. Vedete che la pentola, il riso lascia il suo amido, diventa più o meno palescente, ok? Rilascia nell'acqua, lascia tanto amido, diventa tanto palescente, molto probabilmente sarà tanto buono per fare un risotto. Io vi consiglio di prendere anche un po' di acqua, perché è l'acqua che porto sui profumi. Se adesso lo facciamo in una maniera un po' così grossolana, avrà una sua consistenza, mettete in bocca, lo schiacciate tra i denti, vi è una sua consistenza, poi avrà sicuramente, dopo 2 minuti che ce l'avete in bocca, avrà un sapore, avrà sicuramente, sarà più o meno sapido o comunque tendenze al dolce, più un mucchio di altre cose. Tutte queste cose qua fanno un'analisi sensoriale. Magari potremmo benissimo sapere che e Matteo, nel suo pezzettino di terra che ci ha fatto vedere stamattina, fa un riso che ha tutti gli anni un descrittore, e lui potrà associare quel descrittore con il suo riso, che secondo me è un valore aggiunto a tutto quello che è il mondo della risicoltura che c'è adesso.